Pino Quartullo è a Portofino per la manifestazione Portofino Days. Pino Quartullo ci dice sempre, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, vabbè, lo diciamo. Invece no, stavolta c'è bisogno. No, Pino Quartullo ha vissuto lunghissime esperienze come attore, adesso come regista. Ecco, come attore Pino Quartullo, cosa ricordi? Cosa ricordi? Allora, ho girato a Genova la storia della donna che viveva nel polmone di ferro con Dino Risi. E io facevo il primo fidanzato di quella signora che è rimasta nel polmone di ferro per tanti anni ed era ancora viva. E abbiamo girato appunto a Genova con Dino Risi. E poi ho uno zio a Genova, il fratello di mia madre viveva a Genova, e c'ho anche una cugina che vive ancora a Genova, mia zia. E quindi ho anche, mi sento un po' ligure, un pochino apparentato con la Liguria, ma soprattutto a Borgo Varezzi, che è un borgo meraviglioso ligure. Ho presentato tantissimi spettacoli miei. Fu Mattia Pascal, Hollywood Burger con Iacchetti, e l'anno scorso ho presentato 28 motivi per innamorarsi con Roberta Giarrusso. Quindi insomma, da quanti anni sei nel mondo del cinema, della regia? Troppi. Diciamo che nel 79 ha iniziato. Sono entrato in Accademia, alla scuola di Proietti. In Accademia ho fatto regia e ho avuto insegnanti come Monica Vitti, Andrea Camilleri, e poi al laboratorio di Proietti ho avuto Proietti, Gregoretti e tanti altri registi. Il tuo obiettivo era più l'attore o più regista? Ma il regista si diventa dopo, è come nel calcio, cioè il calciatore poi può diventare allenatore. È molto semplice come è successo. Diciamo, a me interessava fare l'attore, il mio narcisismo, il mio esibizionismo mi attraeva il teatro per stare sul palco, insomma. Poi però per entrare in accademia bisognava avere massimo 21 anni. Io, siccome mi ero quasi laureato in architettura, però avevo 22 anni, non potevo fare l'esame in accademia come attore, quindi l'ho fatto come regista. E casualmente, facendo il corso come regista, mi sono reso conto che forse ero anche più bravo come regista che come attore. E quindi ho portato avanti questa mia carriera, che mi ha dato molte soddisfazioni anche come regista. Per esempio, grazie a Monica Vitti ho fatto un cortometraggio che ha avuto una nomination all'Oscar. E poi insomma ho fatto cinema, ho fatto dei film e anche adesso ho dei progetti per il cinema come regista. Il livello attoriale dei tuoi tempi, degli anni 80, dall'80 in poi, rispetto agli attori di oggi, c'è stato un cambiamento o anche un cambiamento nel modo di offrire lo spettacolo, il teatro, il cinema? L'attore oggi ha possibilità completamente diverse da quelle che avevamo noi negli anni 80, perché con i social, con internet, noi se dovevamo vedere un film dovevamo andarlo a vedere in sala o affittare poi un VHS. Oggi è molto più semplice, ma anche consultare un libro, dobbiamo andare in biblioteca a fare le fotocopie, oggi si trova tutto su internet, quindi è tutto molto più rapido, ma anche vedere registrazioni di spettacoli fatti all'estero. Quindi, e anche documentarsi sul lavoro dell'attore, scoprire quali sono i corsi migliori, vedere dei tutor in internet su come interpretare il ruolo. Insomma, ci sono molte più possibilità. Infatti ci sono molti più attori oggi che allora, anche se il lavoro forse è un po' diminuito, però c'è molta più proposta di attori, e gli attori oggi sono assai più preparati, ecco, di come eravamo allora. Ma forse mancano i testi, mancano gli autori. Beh, è cambiato il mercato, perché con la televisione, che prima c'erano tre canali, adesso ci sono mille piattaforme, quindi chi deve uscire di casa ci pensa molto, perché a casa ha tanto oggi da vedere. Quindi ci deve essere qualcosa di eccezionale a teatro, qualcosa di eccezionale al cinema per spingere di uscire, pagare il biglietto, e quindi dobbiamo fare le cose molto meglio di come potevamo fare una volta. Senti, eri uno dei belli? Ero, sì, no, forse anche il più bello. Perché allora c'erano attori. Sì, ma rispetto a me poca roba. Io ero il maschio latino per eccellenza. Ah, adesso senti, come regista cosa ti vediamo? Cosa proponi? Dunque, c'ho un pentola, due film, però che ho già avuto riconoscimento dal ministero, ho avuto già una film commission importante, però vorrei, come dire, comunicarlo quando sarà il momento opportuno, ancora un po' presto. Niente esclusive. No, per ora no. Grazie.